Abbiamo una straordinaria opportunità, quella di essere in un luogo in qualche modo ma è per chiunque vive a Giulianova, oltre che magico, è pieno di... Sì, la parola forse più giusta è anche quella di dire poesia, perché il rumore del mare, le onde, la luce, la possibilità di essere all'interno di uno spazio aperto, eppure avere un minimo di intimità è davvero sorprendente. E in questa meraviglia riusciamo certamente a incorniciare una carissima persona che è tornata da Los Angeles, che però ama tantissimo il posto, che l'ha fatta in qualche modo nascere, no? E che l'ha vista crescere. E non l'ha mai lasciata partire, in qualche modo l'ha fatta ritornare. L'ha fatta ritornare attraverso questa splendida mostra che lei ci ha dato l'opportunità di realizzare all'ARCA, al Laboratorio per le Arti Contemporanee. È la sua prima personale di spessore che raccoglie gran parte dei suoi lavori. E questa è Giorgia Tribuiani. Geo per gli amici, nata a Giulianova, formata al Liceo Artistico di Teramo. Il suo percorso ha uno sviluppo particolarmente significativo ad Urbino, attraverso una formazione accademica nella sezione di scenografia di Urbino, che è una delle scuole, ritengo, più innovative e interessanti d'Italia dal punto di vista della formazione accademica, e poi attraverso ulteriori esperienze che la formano e la mettono in mostra. Quindi questa mostra di Teramo è in qualche modo un coronamento di una sua capacità di mettersi in mostra, di far valere le sue qualità e le sue capacità espressive. Questo è un piccolo ritratto che mi sono permesso di fare di Giorgia, che l'ha vista anche protagonista l'anno scorso tra i giovani che sono stati selezionati da Vittorio Sgarbi per la Biennale di Venezia, a Venezia, tra coloro che hanno realizzato i migliori lavori dal 2000 in poi dentro le accademie, con una installazione che in questo momento è all'Arca di Teramo, La Tempesta di Shakespeare, che è stato uno dei suoi momenti più significativi e alti per la sua ricerca artistica, che poi successivamente si è indirizzata nell'ambito del visual design, della motion graphic, delle sigle televisive e quant'altro, senza mai rinunciare alla sua formazione, potremmo dire accademica, profonda ed importante, come quella che forse soltanto la scuola italiana può dare. Io mi sono dilungato perché, anticipo, Geo è una straordinaria artista e creativa che ha scarsa dimestichezza col linguaggio e con la voglia di parlare. Lei dice sempre che si esprime giustamente, come spesso fanno gli artisti, con il segno, con il disegno, ma noi adesso in maniera del tutto tranquilla, oramai ci conosciamo da tantissimo tempo. Cercheremo di mettere a fuoco con molta tranquillità alcuni di questi passaggi che noi abbiamo in qualche modo descritto, che io ho descritto fino adesso. E quindi, per esempio, partiamo da Teramo. Com'è stato l'approccio del liceo artistico, cioè di questa scuola in Abruzzo, in qualche modo, no? Il liceo artistico è stato importantissimo per me perché appunto mi ha dato l'opportunità di iniziare a scoprire, sperimentare quello che era un po' il linguaggio artistico e anche secondo me di iniziare a uscire un po' dal mio guscio. Ho avuto l'opportunità di avere amici al liceo artistico, al classico, allo scientifico a Teramo, quindi per me è stata la mia prima esperienza fuori da Giulianova e quindi confrontarmi con altre persone, altre realtà. Ho iniziato a scoprire l'arte, la musica, ho iniziato a scoprire un mondo che era un po' al di fuori
della mia realtà qui a Giulianova. Mi ha arricchito tantissimo e ho avuto la fortuna di avere degli ottimi insegnanti. Che tra l'altro ho avuto il piacere di rincontrare all'opening della mostra. Io sono loro mi hanno, ci siamo lodati a vicenda, nel senso che io lodavo loro per avermi appunto stimolata e anche spinto verso il disegno, l'architettura, la storia dell'arte. Sono stati davvero dei grandissimi insegnanti e loro hanno lodato me appunto per la mia curiosità, per la mia voglia di apprendere, quindi c'è stato uno scambio reciproco che ha portato ad entrambi appunto dei successi, a loro come insegnanti e a me come studente. E infatti ricordo che quando poi c'è stato il salto, il momento di scegliere l'università, appunto la mia scelta è caduta sull'Accademia di Belle Arti di Urbino. All'inizio avevo molta paura perché secondo me chi viene un po' dalla provincia, da una realtà così piccola, in fondo si sente anche un po' piccolo, no? Si impersona un po' la realtà in cui vive. E io devo dire che l'Accademia Belle Arti di Urbino appunto è un gioiello. Io quando sono stata ad Urbino ero andata appunto per scegliere in quale accademia tra Roma, Milano, Urbino e mi sono innamorata dell'Accademia Urbino per appunto la qualità dei lavori e anche ho assistito a delle lezioni dei docenti e appunto venendo da questa piccola realtà ero un po' impaurita, poi mi sono ritrovata invece, mi sono scoperta, dotata di un ottimo bagaglio culturale che avevo già acquisito al liceo artistico. E da lì poi è iniziata un'altra avventura che mi ha arricchita ulteriormente. Però bisogna riconoscere una cosa, che la creatività di Giorgia è profondamente diversa da gran parte di quelle che poi ho visto all'opera all'interno dell'Accademia. Ogni volta lei ci meravigliava perché pur incarnando in maniera molto seria il programma di ogni materia, cioè lei studiava tutti i libri che c'erano in bibliografia, non è che volesse in qualche modo svicolare, però, arrivava lì sempre, oltre ad aver studiato questi libri, con un suo progetto particolare. Cioè, diceva, sì, io faccio, per esempio, io ho insegnato a lei teorie e metodi dei mass media, io studio la storia della comunicazione, ti studio tutto quello che c'è da fare, ma se parliamo di ipertesto io ti vorrei far vedere una cosa, posso? E la commissione rimaneva senza parole. Che lei tirava fuori da una borsa, da una scatola, qualcosa che magari apparteneva alla madre, con cui la madre aveva lavorato, e ci faceva vedere visivamente, in maniera creativa, come potesse diventare un ipertesto in mano ad una persona che viveva dentro un'accademia. Cioè, la grandezza, in qualche modo, di Giorgia, che già si cominciava a delineare, era quella di poter mettere mano al bagaglio di esperienze e di conoscenze che aveva e farcele vedere in maniera nuova. E questo, devo dire, è stato sorprendente. D'altra parte, io credo che scenografia fosse proprio un laboratorio in grado di fare Sì. questo, no? De questo va detto, no? Il laboratorio di scenografia era un vero e proprio laboratorio teatrale, quindi l'aula di scenografia non è una classica aula scolastica con banchi e sedie, ma è un palcoscenico dotato di luci, uno spazio dove i banchi di scuola erano costituiti da dei Praticabili. praticabili che diventavano assumevano la funzione di banchi, in realtà erano dei praticabili da palcoscenico
e dietro le quinte c'era tutto un mondo, insomma, una falegnameria, attrezzeria. Quindi per me era un sogno, cioè era come arrivare a Disneyland per un bambino, arrivi e ti trovi di fronte questa fabbrica di sogni dove puoi immaginare, realizzare, dare forma alle tue idee. Realizzare anche perché l'Accademia e la sezione di scenografia di Urbino è una delle poche che annualmente realizzava dei veri e propri spettacoli Spettacoli. teatrali dove loro si cimentavano dal testo alla realizzazione delle scenografie, no? Anche questo è l'importante, mi sembra. Appunto, avendo anche nelle Marche c'è una grande tradizione teatrale, c'è il Rossini Opera Festival. In estate noi avevamo anche la grandissima opportunità di poter collaborare o lavorare per il teatro e per Rossini Opera Festival. Io tra l'altro ricordo, durante un'intervista mi chiesero quale fosse stato il mio primo approccio all'animazione, alla motion graphic. E mi ero messa lì a pensare un po' ai primi esperimenti che avevo fatto con il computer. Ma al di là del computer, i miei ricordi erano andati ancora più indietro. Ricordavo che appunto il mio primo esperimento, approccio alla motion graphic fu fatto su un palcoscenico. Durante la messa in scena, comunque uno di questi spettacoli che organizzavamo, mettevamo in scena all'Accademia Belle Arti, che era ispirato al teatro del Bauhaus, quindi con dei sagomatori, proiettori e per attori vestiti di nero sul palco con delle sagome geometriche, avevamo creato un'ora o 50 minuti di animazione di colori, forme che in realtà sono gli elementi con cui dialogo quando mi occupo di Che motion graphics. appunto la motion graphic che appare nel momento in cui tu ti trasferisci a Roma dopo un'esperienza magari alla Videa e cominci a lavorare per canali televisivi riconosciuti e quindi ecco l'esperienza, no? Diciamo il salto in qualche modo dentro un nuovo universo che ti vede comunque protagonista e anche lì che tipo di rapporto? Cioè, lo diciamo spesso, cioè questa cultura ti ha aiutato, questa cultura, definiamola così, classica dal punto di vista istituzionale, cioè quello di la pratica del disegno, la pratica della storia dell'arte, la pratica del palcoscenico, e credo sia stata Sono, fondamentale sì. per approdare poi a quelle che sono le nuove tecnologie, insomma la forma espressiva delle nuove tecnologie, che diventano più uno strumento piuttosto che un fine, no? Esatto, infatti io non mi sono mai ritenuta una specialista, Una una tecnologica, logica. tecnologica, ma ho sempre aperto il cassetto di quello che era il mio background, dove all'epoca io non avevo computer o software, nulla di tutto ciò. Il software per me è stato un passaggio al quale mi sono dovuta, diciamo, adeguare per poter lavorare in questi nuovi campi, però ho sempre mantenuto questo mio background. Alla fine, appunto, il software per me era un semplice mezzo, però ho sempre riutilizzato gli stessi linguaggi o anche il processo di creativo. Il mio processo creativo non parte affatto dal software o dal computer, parte appunto dal disegno, dalla ricerca visiva. Io dico sempre che, anche e soprattutto adesso che lavoro nel campo della pubblicità, cerco di rubare all'arte e renderla, diciamo, reinterpretarla e renderla più
magari più semplice per poterla trasmettere alle masse, o comunque cerco di catturare quello che può rendere anche un messaggio pubblicitario di comunicazione non banale e non, o non scontato, o ripetere modelli che sono già stati utilizzati. Quindi per me è importantissimo anche andare a arricchire la mia cultura visiva, andare a vedere mostre, tenermi costantemente aggiornata non solo sulle tecnologie, ma anche vedere cosa gli artisti offrono, perché comunque gli artisti hanno una visione del futuro che viene poi, che arriva un po' in ritardo. O che anticipano. Che anticipano le situazioni, al punto che in questo ulteriore passaggio noi troviamo della tua esperienza legata anche al cinema, no? Kelly Cooper, insomma, credo che sia stato anche un ulteriore passaggio fondamentale, cioè dopo questa prima esperienza legata a National Geographic, Fox Channel, no? International, il tuo lavoro viene notato da questo che è uno dei maggiori grafici americani di motion graphic, di titoli di testa, ricordiamo tutti quanti la grandissima l'esplosione che lui, il suo nome ha nel momento in cui realizza i titoli per Seven di Steven Fincher. Però è carino quando tu mi hai ricordato, lo potrai anche dire tu, che insomma, perché ti ha voluto, no? Perché ti ha voluto Kelly Cooper, insomma? Allora, premetto che anche lui fa parte del cosiddetta old school, nel senso che quando lui ha iniziato a fare motion graphics non era l'avvento dei computer, insomma, è arrivato dopo. Quindi il suo background appunto è analogico ancora. Gli stessi titoli di Seven sono stati letteralmente fatti con tagli e cuci di pellicole, poi rimontati, quindi questo era un procedimento che già aveva mi aveva portato alla conoscenza di questo designer, perché appunto mi ritrovavo nel suo processo creativo e di sviluppo di un progetto. Quando lui mi ha chiamata, io ovviamente ho dimenticato con il personaggio con cui stavo parlando, e l'unica cosa che avevo in mente era appunto Stati Uniti, tecnologia, avanguardia, del quale io non mi sentivo assolutamente di far parte di questo mondo, anzi lo vedevo lontanissimo da me. E quando gli ho fatto presente, in tutta onestà, gli ho detto: forse voi vi, cioè, un abbaglio, forse voi immaginate che qui usiamo le stesse vostre tecnologie. Lui mi ha risposto che non mi aveva contattata appunto per quello che io potessi realizzare a livello tecnologico, ma per la parte creativa dei miei lavori, il mondo poetico che era dietro, esatto, ai tuoi disegni. Lì poi ovviamente negli Stati Uniti c'è un approccio al lavoro che è diverso, cioè ci sono dei team abbastanza più complessi, dove ognuno ha una sua un suo settore, un proprio settore, quindi specializzazione. Sono più specializzate, e mi ha rassicurata dicendomi che appunto avrei curato la parte creativa, poi per la realizzazione, l'animazione, la messa in opera di queste animazioni ci sarebbe stato un team che avrei seguito. E l'ultima tranche di questo percorso di Giorgio la porta ad essere essa stessa regista alla fine, nel momento in cui da 2 anni approda a PsyOp, no? Questo studio che ha sede sia a New York che a Los Angeles, che è uno dei maggiori studi internazionali di pubblicità, quindi di motion graphic e di pubblicità diciamo televisiva più o meno, no? Sì. E questo ulteriore, cioè questo arrivare poi dopo tutta una serie di passaggi ad essere regista, quindi ad avere un team dietro che,
che in qualche modo concretizza le tue idee, no? Cioè, di nuovo però le idee ritornano centrali, come se questo fosse davvero la cosa più importante. Ci siamo partiti dalle idee e poi le idee, eccole qui, no? Sì, anche appunto per la regia si sono aperte delle opportunità che non mi sarei aspettata, però il passaggio è stato molto naturale, non ho avuto, oddio, la paura c'è sempre quando si parte con un nuovo progetto, una nuova avventura, però appunto c'è ancora di più, ci sono ancora più opportunità di ampliare la propria immaginazione, perché a volte anche i budget sono più consistenti, consistenti. Aiutano le idee a respirare. E quindi, come ultima cosa, questo partire dalla provincia italiana e arrivare a Los Angeles, in qualche modo, cos'è per te? Non è un punto d'arrivo. Molti mi chiedono: ti senti arrivata? No, anzi, se non mi basterà una vita per fare tutto quello che vorrei fare. Spero che sia in realtà quello che mi auguro di più, che dia a anche altri ragazzi che come me stanno seguendo questo tipo di chiamiamolo carriera o di percorso, la speranza o la fiducia di un po' buttarsi in questo tipo di esperienze, avere fiducia nei risultati. Purtroppo quando iniziamo un percorso nessuno ci potrà dare la certezza di dove questo percorso ci porterà. Però è importante intraprenderlo e avere fiducia e crederci, perché altrimenti vivremo nella mediocrità. Invece in qualsiasi cosa facciamo dobbiamo confrontarci sempre innanzitutto con quelli più bravi di noi e non con quelli meno bravi, che altrimenti rischiamo di rimanere appunto nel nostro piccolo mondo dove non ci apriamo verso nuove esperienze o anche l'opportunità di migliorarci e crescere.